Buonasera, mister Luigi Di Maxo, il centro. Io le faccio una domanda diversa rispetto alla partita. Quanto è dispiaciuto sul fatto che in Serie B non ci sia ancora la VAR? Io faccio questa domanda perché, insomma, oggi credo che sia palese l'errore dell'arbitro sul rigore dato alla spalla, a prescindere poi quelli che sono i colori, i campanili e le parti. Ma io vorrei andare oltre, sinceramente, insomma. Beh, mister, oltre, insomma, penso che sia l'unico episodio da Sì, giudicare il rosso in però, questa partita. ormai purtroppo non ci ritorna nulla indietro. Sarà chi di dovere che andrà a segnalare l'eventuale errore dell'arbitro. Io voglio concentrarmi invece su quella che è stata la partita dei ragazzi. Secondo me, una partita importante. Hanno avuto un piano gara, secondo me, molto buono e meritavamo assolutamente qualcosa in più, insomma. La squadra ha saputo stare in campo, abbiamo cambiato anche qualcosina sulla fase di non possesso, cercando di essere un po' più aggressivi, e la squadra stava facendo bene. Abbiamo avuto le nostre occasioni, affrontavamo una squadra forte, ma penso che lo sia stato anche il Pescara, e al secondo tempo, addirittura in 10 uomini, ha saputo fare una gara completamente diversa, mai provata fino ad oggi. Quindi sono stati bravi ragazzi a rimanere compatti e a crederci fino alla fine. Poi questa la lasciamo alle spalle, resta assolutamente la prestazione, e da qui dobbiamo ripartire lunedì, perché ci sono ancora 11 partite e questa squadra è fortemente viva. Grazie Antonia, buon pomeriggio, Massimo Profeta, Rete 8 Sport. Sono d'accordo con lei, bisogna tenersi la prestazione che è stata sicuramente positiva. Il Pescara è rimasto in partita, sebbene in 10 uomini, per oltre un tempo, sino al fischio finale di La Penna. Dico solo arbitraggio inadeguato, però voglio andare oltre. Proprio per sostenere quello che stava dicendo, si può ipotizzare da qui in avanti una difesa a 4, visto che comunque la squadra ha dato delle indicazioni molto positive sotto questo profilo. Sì, ma l'aveva data lo stesso a 5, ripeto, noi in questo momento stiamo portando avanti un discorso tattico, la squadra lo sta facendo veramente bene e ha dimostrato, perché come dico sempre, come ho detto sempre, questa è una squadra che ha qualità, è ritornata fortemente a credere in quello che fa. Oggi forse l'unico appunto che posso fargli è che non abbiamo avuto un grande approccio alla gara, i primi 5-6 minuti. Ma nonostante ciò, voglio dire, la squadra è stata sempre in partita, è arrivata tante volte al cross. Potevamo sicuramente rifinire meglio alcune situazioni dove sono stati bravi ragazzi a liberarsi. Ecco, scusi, mister, come lo immaginava l'approccio, per capirci bene? Ma lo immaginavo un pochettino più duro. Abbiamo perso l'unica volta che abbiamo perso il loro play. Poi hanno creato l'occasione di rigore, lì dovevamo fare un qualcosina di diverso e lo sapevamo. E in Serie B non puoi distrarti un attimo, anche perché poi, ripeto, affronti squadre di qualità e quando imposti una partita in un certo modo devi essere bravo a portarla fino in fondo, andando a sacrificarti il più possibile, non devi distrarti un attimo. Oggi l'abbiamo fatto e la SPAL su quella situazione là ci ha punito. Poi c'era, non c'era, ripeto, chi di dovere giudicherà, per me sarebbe troppo facile andare a puntare il dito, e non mi piace accampare, voglio dire, scuse o alibi. La squadra ha fatto quello che doveva fare, ha dimostrato di crederci fino alla fine, ha lottato, ci crede, è viva. E guardiamo avanti a lunedì e non vediamo l'ora di iniziare gli allenamenti. Buon pomeriggio, mister Costantini, TV6. Le chiedo, però, la squadra è anche un po' caduta nelle provocazioni di alcuni elementi della spalla, perché poi si è rimasti anche in 10 uomini. Lì, nel caso di specie, Drudi si è voltato e è andato su Mora. Probabilmente non c'erano gli estremi dell'espulsione, però c'era del nervosismo. Se questo ha inciso, e quanto? E cosa manca alla squadra per essere più incisiva da un punto di vista offensivo? So che ci state lavorando, lei lo dice sempre, ma cosa manca? Quali sono le caratteristiche che mancano per essere più incisivi lì davanti? Ah, per quanto riguarda Drudi, penso che ogni commento sia superfluo, insomma, sbagliato, è grande, è vaccinato, poi quello che ci diremo lunedì resterà all'interno degli spogliatoi, ma ha fatto una grande sciocchezza.
per quanto riguarda la seconda domanda, è una squadra che ci sta lavorando per arrivare, perché i movimenti che riusciamo a creare sono dei movimenti che liberano comunque gli uomini, poi dobbiamo essere bravi ad andare ad attaccare gli spazi. I ragazzi ci stanno mettendo l'anima, e è chiaro che bisogna continuare a lavorarci, perché non bastano forse 10 giorni di allenamento, se contiamo, voglio dire, le rifiniture, le partite. Addirittura la settimana scorsa abbiamo giocato l'infrasettimanale. Sta crescendo di partita in partita, poi chiaramente va ottimizzato il tutto, però la squadra ha un'identità ben precisa e deve migliorare su tante situazioni, ma la strada è quella giusta. Il tempo purtroppo è poco, ma la squadra deve crederci in assoluto. Mister, buonasera. Io Sport, salve. Allora, le volevo chiedere, per quanto riguarda la fase offensiva, perché questa è una squadra che ha dimostrato anche oggi che le partite comunque le sa tenere in equilibrio, e anche dopo lo svantaggio, abbiamo già parlato, comunque siamo riusciti a stare in partita. E io ho visto, forse mi corregga se sbaglio, ci siamo alzati un po' troppo tardi come linea difensiva per essere un po' più, chiaramente in 10, immagino difficoltà, per essere un po' più pericolosi davanti, e infatti negli ultimi 5 minuti comunque sono arrivate 3 situazioni non clamorose, ma sicuramente pericolose. Forse questo è anche un po' mancato. Io sentivo anche lei che cercava e diceva alla squadra di salire un po', perché sa, rimanendo lunghi con la linea centrale bassa e gli attaccanti e 2 attaccanti avanti, probabilmente è mancata questa concentrazione di uomini per essere un po' più pericolosi. Ma io penso che la squadra al secondo tempo ha fatto la gara che doveva fare, insomma ci siamo abbassati, era quello l'indirizzo, di abbassarsi sotto linea palla, soprattutto con le 2 punte. La Spalla è una squadra che palleggia benissimo, e quindi sapevamo di dover rimanere compatti fino alla fine, perché l'occasione ci sarebbe capitata. E io conto l'occasione di Gut, l'occasione di Seter, l'occasione di Rigoni, il colpo di testa di Scognamiglio, Galano, che voglio dire è stato anticipato all'ultimo. E era quello il piano gara, e rimanere in partita fino alla fine. Abbiamo lavorato su una linea 4 che non l'abbiamo mai toccata in questo momento. Abbiamo corretto un po' la posizione di Bellanova e Masciangelo, perché chiaramente, non giocando più a 5, dovevano essere bravi a ricreare la superiorità numerica sui 2 attaccanti. E la squadra ha fatto quello che doveva fare, credendoci fino alla fine. Abbiamo cambiato soprattutto il centrocampo, perché c'era grandissimo dispendio di energie, e quindi abbiamo messo gente dentro che ci potesse dare energia diversa. Abbiamo cambiato l'ultimo quarto d'ora Galano con Odegaard, perché Odegaard aveva speso molto, in quel momento aveva bisogno di un palleggiatore come Galano che sulla qualità si facesse dare palle nei piedi per poi innescare gli attaccanti, e quindi cambiargli un po' la struttura davanti. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, e quindi io sinceramente sono molto critico nei confronti dei ragazzi. Oggi mi sento di fargli i complimenti, ma in assoluto invito loro, gliel'ho detto già a fine partita, a credere nella salvezza, perché questa squadra è viva e può solamente crescere di partita in partita. Mi dispiace molto, e sottolineo molto, per l'ingenuità di Drudi, perché non è ammissibile una roba del genere, e perché si rischia, voglio dire, di complicare ancora di più la situazione, ma nonostante questo la squadra ha reagito alla grande. Se scusi, parlava di Galano, la intriga Galano in quella posizione in cui l'ha schierato, quindi tra le linee, cercando anche un po' di essere un po' il fluidificante della manovra, soprattutto quando la palla passa per vie centrali? Sì, Cristian è un giocatore che conosco, l'ha fatto con me in passato a Foggia, è chiaro che conosciamo le caratteristiche di Cristian, quali sono, e certamente con questo modulo non lo esaltiamo del tutto, però è un calciatore che sta ritornando, visti i problemi che ha avuto alle caviglie, adesso lavora meglio, lavora meno sul dolore, e ci tornerà utile, come ci sono tornati utili tutti coloro i quali, chi ha partita in corso e chi dall'inizio, sta cercando di mettere dentro minutaggio. Io, mister, se posso, vado un po' in controtendenza rispetto a quello che gli ha detto poco fa. Vedendo le statistiche che sono arrivate poco fa, il Pescara ha tirato una sola volta in porta, al netto insomma dell'uomo in meno, però io credo che un dato, secondo me, che fa un po' tira su le antenne sul fatto che i cambi questa volta non le hanno dato praticamente nulla.
Cioè, questa è una squadra che lei ha dato una certa identità, e questo è un suo merito, però chiaramente dalla panchina finora ci sia, è arrivato pochissimo. Secondo me Seter non sta benissimo in condizioni, ma anche altri giocatori, anche quelli più esperti, probabilmente in questo momento dovrebbero dare o perlomeno provare a dare qualcosa in più. Non so se è d'accordo. Seter è rientrato ad allenarsi con noi mercoledì. Mi riferisco anche agli altri cambi, gli altri uomini. Che abbiamo messo. È ritornato ad allenarsi con noi da pochi giorni. Mushai sta cercando di rientrare in condizione. Machin sta spingendo molto sull'acceleratore e i suoi progressi sono importanti, così come Maestro. È chiaro che oggi i cambi, voglio dire, sono entrati tutti sulla superiorità numerica della spalla, hanno fatto quello che dovevano fare. Ripeto, io continuo a dire che questa squadra attraverso il lavoro deve migliorare e sabato ce l'andremo a giocare a Pordenone con le nostre certezze, cercando di limitare gli errori sempre di più. Posto? Grazie. Va bene, grazie. Grazie.